Salvatore Clemense Parrucchiere. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza. Ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza. Ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Santa Pagina.
Caso Covid, quest'anno non ci sarà la processione e ci sarà la Santa Messa celebrata all'esterno. Ecco, sono tanti i fedeli qui, sì, di questo territorio. Sì, perché la Madonna attira tanti e c'ha molti figli e molti devoti. Noi rispettiamo le norme anti-Covid, ho raccomandato per tutti questi giorni di essere prudenti, di mantenere le distanze, venire in mascherina, però la fede mariana è grande, grossa, e la gente viene, io non è che posso fare tanto altro, quindi mi sono appellato alla responsabilità e la Madonna è la Madonna. Ecco, i suoi figli non l'abbandonano mai, ecco, e lei non abbandona noi. Ecco, Don Gianni, qui vediamo tanti giovani, ecco, legati alla fede di questa Madonna, perché? No, sono stato io veramente a coinvolgerle proprio con, diciamo così, il rito, tra virgolette, della processione, e hanno risposto veramente, però dal rito della processione ho cercato sempre di poterle poi indirizzarle verso i percorsi, ecco, di catechesi, di fede, e quindi per me è stato un motivo pastorale, una pastorale nuova, ecco, attraverso la festa, perché è risaputo che dopo la cresima di terza media molti giovani abbandonano le parrocchie, per cercare appunto di recuperarle, e sono andato strada per strada proprio a trovarli, e speriamo che il Signore, ecco, mi aiuti anche come mi aiuti di fatto per poterli, ecco, tenerli, ecco, cercare appunto di organizzare dei percorsi di fede anche per loro, per crescere anche nella vita sociale in questo contesto nostro che sappiamo è un po' difficoltoso, ecco. Quindi non solo giornate di festa, ma 365 giorni all'anno questi sono con voi, questi giorni. Sì, sì, sono con me, anzi li devo proprio ringraziare perché sono protagonisti ogni anno, attivi, e veramente una bella realtà per la città di Gioia Tauro e quasi per tutta la diocesi della Piana, perché si impegnano in tutto e per tutto negli aspetti organizzativi della festa, non soltanto per la processione. Hanno realizzato due serate nostre qui parrocchiale, veramente una grazia di Dio proprio. Io prego sempre il Signore e la Madonna che possano veramente resistere nel tempo e maturare, ecco, quei comportamenti nuovi che tutti ci aspettiamo, perché la società nuova di Gioia Tauro, ecco, sarà nuova se questi nuovi giovani sapranno farla sempre nuova. Ecco. Ecco, Don Gianni, prima di chiudere, tra poco si celebrerà la messa, diamo gli orari alle 18. Alle 18 i portatori porteranno fuori la Madonna qui in piazza, perché non ci sarà processione, e alle 19 ci sarà la concelebrazione dei preti della città, presieduta quest'anno da Monsignor Giacomo Danna, che è l'arciprete di San Paolo alla Rotonda di Reggio Calabria, nonché cappellano emerito delle carceri di Reggio Calabria. Mio amico, l'ho invitato e ha accettato volentieri. Mariano pure lui, perché molto legato alla Madonna della Consolazione a Reggio, ecco, quindi. Presidente, causa Covid-19, quest'anno non ci sarà il rito civile, tra poco si andrà a sentire la Santa Messa celebrata da Don Gianni Gentile. Ecco, la comunità come ha accolto questa cosa? Quest'anno per via del Covid-19 siamo stati tutti presi, diciamo, da una situazione negativa in tutti i sensi, per cui giustamente noi che organizziamo questa manifestazione siamo obbligati alle normative, ai decreti e al rispetto delle distanze sociali, giustamente delle mascherine, per cui a confrontarci con queste problematiche abbiamo deciso, giustamente la parte religiosa guidata dal parroco Don Gianni Gentile è annullata al totale, e quindi non facciamo processione né a terra né a mare. Per la parte civile, che si occupa eventualmente il comitato civile, che organizzando tutta la manifestazione assieme ai portatori della vara, abbiamo deciso di, visto le delibere e le concessioni che hanno concesso le forze di polizia da un lato e per la parte che gli compete e la parte amministrativa del comune, abbiamo voluto fare una manifestazione di basso profilo, ma proprio basso, solo per mantenere la tradizione dei festeggiamenti della Madonna. Si capisce bene che il sapore
non è quello della normale routine delle nostre manifestazioni, quindi la gente, diciamo, deve accontentarsi di queste piccole cose. Anche se sono piccole, qualcosa è un cenno alla manifestazione, diciamo, per la tradizione da anno in anno. Quindi abbiamo fatto due serate di basso profilo, la prima e la seconda, un karaoke e un rusta e mangia, il classico dei portatori, e poi la terza serata, che sarebbe oggi, facciamo una serata teatrale proprio per dare un segno di tranquillità senza fare folklore e non fare neanche rumore, così, diciamo, per, riusciamo a mantenere le distanze sociali e rimaniamo nei decreti e nel rispetto di tutti. Ecco, la presenza di tutti questi giovani, ecco, dovuta a che cosa? La presenza di tutti questi giovani è il grande lavoro che prima, durante e dopo ad arte il parroco Don Gianni Gentile sa coltivare i giovani, e quindi sono sempre vicini alla manifestazione con una grande, diciamo, volontà che li porta ad essere sempre vicino a noi. Il privilegio di questa cosa è sempre ovviamente la manifestazione, perché tutti siamo legati alla Madonna di Portosalvo, per cui c'è sempre qualcosa che ci lega, ed è quella, diciamo, la motivazione. Bene, noi salutiamo il presidente, ma vediamo anche il signor D'Agostino, ogni anno presente qui a questa manifestazione. Quest'anno non ci sarà la processione, ci sarà la festa, ecco, è la stessa cosa? Su per giù la guardia. Non... Perché la devozione alla fede? Non c'è, guarda, tutto questo spettacolo che c'è, che per ogni anno più avanti si va, più ancora sì. Io vedo questa mettente spesso e guardo tutte le manifestazioni che si fa a Reggio, che c'è quelle due persone, noi siamo queste, noi è. Io vedo sempre molto, molto bello, molto bello. Bene, grazie signor D'Agostino, salutiamo, continuiamo, perché adesso, se il nostro operatore Emanuele Pratico ci segue, noi andiamo a sentire i portatori. Ecco, lei è un portatore, siamo quasi pronti, per anche se quest'anno la processione non ci sarà. Sì, noi siamo pronti, l'emozione è sempre grande, è sempre viva, perché è una festa molto sentita, specie per noi altri. Solo che quest'anno, ahimè, con la scusa del Covid-19 e tutte queste restrizioni, ci dobbiamo, diciamo, limitare ed accontentare a quello che possiamo fare. Ecco, lei da quanti anni che fa il portatore? È una ventina d'anni almeno. Come nasce questa devozione per questa modalità? Diciamo che è nata da quando ero bambino, perché ricordo quando ero bambino la vedevo correre qua sulla via Francesco Tripodi. È da allora che ho sempre pensato, diciamo, sognato e desiderato più che altro far parte dei portatori, e con perseveranza, fede e devozione alla fine ce l'ho fatta. Ecco, lei sta preparando che cosa? Ecco, tra poco che cosa sono queste? Allora, ci stiamo preparando, ci saranno due squadre, una squadra che farà, diciamo, la classica uscita dalla chiesa con la statua della Madonna. Ci saranno 10 ragazzi che accenderanno i fumogeni, diciamo, sulle paratie qua della chiesa, e poi alla fine ci sarà un'altra squadra di ragazzi che prenderà la Madonna dal suo posto e la metterà un'altra volta in chiesa. Quest'anno siamo un po' limitati, quindi no processione, no barca, no fuitina, quindi ci dobbiamo accontentare. Però bene così anche? Sì, sempre bella, sempre sentita, sempre emozionante. Quindi speriamo la Madonna che anche oggi, con quel piccolo che possiamo fare, vada tutto bene, che la gente risponda come ha sempre fatto e che, in grazia di Dio, vada tutto bene. Da quanti anni è che veniva qui a vedere la Madonna? Qui avete 12 anni. 12 anni che veniva? Quest'anno non ci sarà non la fuglietina, non la processione. L'emozione ci sarà lo stesso. Sì. Ci siamo. E come dicevamo prima, sono tanti i giovani devoti a Maria Santissima qui di Porto Salvo, di Gioia Tauro. Ecco, andiamo a sentire qualcuno. Ecco, ragazzi, da quanti anni è che fate i portatori? E come nasce questa passione? 5 anni. Come nasce questa passione? È una festa di quartiere che non le sentiamo tanto. Siamo discendenti, genitori, nonni,
è un'arte che abbiamo. Ecco, quindi la fede e l'amore per la Madonna resta sempre, anche con le preoccupazioni che ci sono, Covid-19, mascherine, ci dobbiamo adeguare. Però la fede rimane ugualmente, anche se non ci facevano fare la piccola processione che ecco, si svolge oggi. Ecco, parliamo di Don Gianni, ecco, un parroco che convolge... Per me Don Gianni è il numero uno, perché toglie i ragazzi dalla strada, con il campetto, con l'oratorio, con le feste che organizza, con l'azione cattolica. Ci sono dei ragazzi che hanno problemi sociali. Problemi sociali purtroppo ce l'ha chiunque, anche non per forza essere avere problemi con la legge, avere pure problemi in famiglia. Che dice vengo in chiesa, mi passo un po' il tempo, gioco a calcio, quindi parlo con i ragazzi. Un padre che aggrega. Aggrega molto. Gli fa cambiare il cervello alle persone che prendono una brutta strada. Le prende e le porta all'oratorium. Tu come ti trovi con Don Gianni? Ma con Don Gianni mi trovo bene. È un ottimo parroco. Ecco, oggi non fare la processione, non fare la fuitina è la stessa cosa? No. La fede c'è lo stesso? La fede sì c'è lo stesso, però ci dispiace perché... E Madonna, la processione a mare, era bella, fuitina e roba varia. Tu da quanti anni hai che fai il portatore? 4 anni. E come ci sei arrivato a fare il portatore? Come posso dire? Ti sei aggregato a Don Gianni sicuramente, sì. Poi Gianni... E poi c'è stata la passione. Da quanti anni è che fai il portatore? Questo è il terzo anno. Dico, come nasce questa passione per fare il Nasce... Nasce dalla devozione che ho verso la Madonna, verso la parrocchia e verso la Chiesa anche in generale. Poi anche grazie a Don Gianni, che lui ci ha presi sin da piccolini e ci ha cresciuti fino ad ora, quindi possiamo anche ringraziare anche solo lui. Dico, quest'anno non si farà la processione, non c'è la funitina, è la stessa passione? La stessa sì, l'emozione sarà sempre la stessa, solamente che giustamente un pochettino siamo frenati nella nostra emozione, però sarà sempre uguale. Perché Don Gianni coinvolge tutti voi giovani? Non lo so, il suo carattere, anche il suo modo di fare. Ecco perché ci ritroviamo così tanti giovani qui. Ci sono ragazzi che hanno anche problemi, sì, con la giustizia, sì. Altri problematiche. Sì, sì, sì. Anche... Poi sono ragazzi che stanno recuperando. Sì, anche tra di noi ci aiutiamo, sì, uno ha bisogno. E perché Don Gianni riesce a raggrupparci tutti, a darci una mano. E quindi dobbiamo ringraziare specialmente lui per questo. Quanti anni è che lei segue quella Madonna di Porto Santo? Io sono il più anziano dei portatori. Quanti anni stiamo parlando? 30-40 anni. Ecco, quest'anno non si farà la processione, però la fede per la Madonna? Sì, sempre la fede per la Madonna e per la Chiesa. Ecco, perché sentite questa Madonna qui a Gioetano, la Maria di Gioetano? La sentiamo da tanto, quando eravamo piccolini, quel parroco, diciamo, la buonanima di Don Menà e Don Sergi, eppure con Don Gianni. Ecco, Don Gianni è un bravo parroco. Sì. Voluto bene da tutti, sì, della, sì, comunità, sì, di Gioetano. Sì, tutti. Perché lo vogliono bene? Ecco. Perché è un grande parroco che si dà da fare. Con la comunità, comunità, diciamo, di Gioia Tauro e come tutti. Ecco, l'emozione degli altri anni è uguale tanto, a oggi, anche se non ci sarà la fuietina, ecco. E tanto, sempre abbiamo quella passione, diciamo, che ci dà sempre il coraggio. Lei ricorda qualcuno che ha detto qualche miracolo di questa Madonna? No, questo non me lo ricordo, perché io ero sempre sulla barca insieme con la Madonna, diciamo, altri portatori anziani e altre persone ancora. Ecco, vi mancherà poi oggi questo? Sì, ci mancheranno anche i nostri portatori che sono in cielo e tutti. Ecco, qua abbiamo un altro portatore che è un giovane ragazzo, ecco, tanta fede e tanto amore per la Madonna, ecco. Anche se quest'anno non si farà la fuietina e la processione. Vabbè, quella è una parte essenziale per noi della processione. Quest'anno purtroppo è andata così, ma noi che siamo mariani la Madonna la accompagniamo ugualmente all'esterno per fare la Santa Messa. Ecco, siete tanti giovani devoti a questa Madonna, ecco perché la devozione per questa Madonna? È una cosa che viene dal cuore, che non c'è la diretta, è una cosa che viene dal cuore, sentiamo
molto questo l'8 settembre. Allora Parrello, siamo pronti, anche se quest'anno non ci sarà la processione, la fuitina, ma la fede per la Madonna c'è sempre. L'entusiasmo, la fede non mancherà mai, a prescindere se si possono fare le processioni o meno, la devozione è sempre quella. Vedo che anche tu sei uno di quelli che non manca mai a questa manifestazione, quindi vuol dire che effettivamente c'è, è sentita e speriamo che possa porre fine a questa pandemia che ci sta un po' coinvolgendo in maniera drammatica in tutto il mondo. Speriamo bene che la Madonna possa fare il suo anche in questo. Grazie. Ecco, siamo pronti, Don Gianni. Siamo pronti per uscire la Madonna. I ragazzi sono pronti. Hai visto allora quanti sono questi giovani così vestiti da marinai? L'abbiamo sentito e parlano bene di voi. Siete. Se parlano bene di voi allora è brutto segno. Meglio parlano male di mia, noi bene di voi. Quando parlano di bene sono sviolinato pure. Siamo pronti per far uscire Maria Santissima. Questo è il momento, adesso vedrai che è un momento molto intenso, molto forte. Nelle emozioni ci saranno tante donne che piangeranno, lacrime, perché ognuno ha la sua vita, un po' i loro problemi, e allora fanno questo intreccio, questa congregazione già vita, ecco, e la Vergine che si incontrano, e allora si sciolgono molte volte in pianto per tante tante difficoltà e tante disagi e sofferenze che portano addosso, ecco. Però c'è la gioia di questi giovani anche, che trasmette sempre fiducia e speranza, perché vedere i giovani significa vedere una società giovane, un futuro anche più bello per noi e anche per l'intera città. Quindi non c'è stata adesso che far uscire Maria Santissima di Porto Salvo e poi seguiamo con la messa. E poi seguiamo con la messa, ti devo dire che per le norme giuste, ecco, di prudenza anti-Covid, quest'anno tutti volevano che si facesse la processione a terra a mare, ma non è possibile. Ma nonostante tutto hanno capito tutto bene, tutti hanno capito che la situazione è quella che è, e sono state veramente responsabili e obbedienti anche nel seguire queste nostre disposizioni. Grazie a te, sempre Graziano. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith. Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. It's yours, it's yours. Spirit strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak,
spirit strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my. Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I keep. Chi sono questi? Gli altri anni servivano per fuitina, uscita e salita sulla barca. Quest'anno non ci saranno, li adopereremo per. Li adopereremo per fare l'uscita e l'entrata, diciamo. E con la fede per la Madonna di Portosalo, perché come nasce questa passione, questa fede? Nasce che da bambino vedevo i miei zii, che sono i più anziani del gruppo. Io li vedevo fare questa festa, che una volta non c'era tutta questa popolazione, tutti questi portatori erano contati. E io mi ricordo che i miei zii, la festa del 12 settembre, e venivano proprio a chiamarli per portare questa Madonna in giro per le vie della Marina. Era più piccola la festa. Ora, ringraziando a Don Gianni, è diventata qualcosa di fenomenale. Noi, con l'aiuto della Madonna, ogni anno cercheremo sempre di farla sempre meglio, sempre meglio e sempre meglio. Cosa ha questo prete che convoglie tutti questi giovani? Don Gianni ha qualcosa che non lo so neanche io, però ti coinvolge, ti accoglie, ti dà la spinta per, anche in momenti come questo di Covid-19, lui ci ha dato la spinta per organizzare 3 giorni di festa, però 3 giorni di festa la fatta con il cuore. Anche perché voi non siete solo in questo giorno qui presente, ma siete 365 giorni all'anno. Diciamo di sì, ci organizziamo per il Natale, per la Pasqua, diciamo che ci diamo sempre, siamo un gruppo di 15-16 persone, i più stretti, che ci diamo da fare tutto l'anno. Come gridate quando c'è la fuitina, cosa dite? Nella fuitina non sai cosa gridi, perché tu fai la fuitina e ad un certo punto senti l'adrenalina, il calore, è una cosa che non si può descrivere. Bene, noi il nostro operatore, la nostra regia ci manda in onda adesso quella che abbiamo registrato l'anno scorso, sempre qui alla Marina di Gioia Tauro. A voi regia. Piaceri e sapori. Pasticceria, gelateria, yogurteria e cornetteria. Ci troviamo a Gioia Tauro in via Veneto numero 94. Garden Bar. Seguici sulla nostra pagina Facebook Garden Bar. Dal 1993 al servizio dei nostri clienti. Festeggia con noi i 25 anni di attività. Thank you.
Pasticceria, gelateria, rosticceria, dolce capriccio di Pino Ficara, aperitivo della casa. Seguici sui social, vieni a degustare i nostri gelati artigianali, un'estate ricca di gusto. Viale Europa, Reggio Calabria. Negli ultimi anni il mondo sta subendo dei cambiamenti. L'economia è instabile. Le famiglie alla ricerca del design e di una casa più confortevole e sicura. Il risparmio energetico, sempre più richiesto e prezioso. Non rinunciare a tutto questo. Una soluzione c'è. Cannizzaro. Dal 1967 scegli comfort, risparmio e sicurezza. Pensiamo che certi sapori andrebbero portati ovunque manchino. La strategia del caseificio Il Granatore è rigorosa. Siamo degli artigiani, a noi non interessano i grandi numeri. Noi puntiamo alla ricerca del latte di bufala e al piacere della qualità. La nostra è una mozzarella per le famiglie. Caseificio Il Granatore. Sentirai che gusto! A Palmi, a 200 metri dallo svincolo dell'A3. Info e prenotazioni allo 0966 260 001. Buongiorno signor Pudotti. Sentiti, ma io non viene sul topo? Io non viene, questa è produzione nostra, produzione artigianale. E chi sa questo giovanotto? Ventricella ripiena. Ventricella ripieni? Era una vita che ne veniva, praticamente faceva la buonanima a mia mamma. Sentite, ma voi non siete chi tu che faci un karate, un cantatore e così? Un karaoke? Ma perché cantate pure voi? Io praticamente cantava, solo con l'ultima volta che cantai, andate a attaccare un quaccio e mi fa fermare. Allora fai sto buono. Ecco qua, signor Florenti, servito. Vi saluto. E vi saluto, non mi papate. Ma sentite, mi dice San Gino che è tutto papato. Ma voglio papate, papato. Comunque, se volete, potete anche pagare con i buoni costi. Caro signor Pudortì, come le diceva poc'anzi Tonino, è possibile pagare sia con i buoni pasto cartacei, sia con quelli elettronici. Quanto sono bello oggi. Bellissimo. Origine allo stocco, via Sbarre Centrali, 376, a Reggio Calabria praticamente. Tecno Center di Monaco Daniele, concessionaria moto, via Santa Caterina d'Alessandria, Reggio Calabria. Centro estetico, Luxury Nice Point, RC. Pagina Facebook Luxury Point RC Fan o Andy Scordino. Numero di telefono 349 12 44 018. Ci trovi in via Gaeta numero 14 a Reggio Calabria. Centro estetico Luxury Niles Point RC. Seconda via Fashion Store, il più grande multibrand della provincia di Reggio Calabria. I migliori brand nazionali ed internazionali. Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Napapiri, Hermont & Blaine, Aeronautica Militare, Pirex, Boy London, Jacks & Jones, Only e tanto altro. Assortimento e qualità a tua disposizione. Ci trovi a Reggio Calabria, in via Santa Caterina 234, presso il Parco Commerciale Le Ninfee, e a Villa San Giovanni, presso il Centro Commerciale La Perla dello Stretto. Thank you.
cielo stasera è still la stessa di mille anni fa. Luccica, luccica, luna antomari, luccico cielo i tutti gli spari. E l'ultima sera affacciato barcun, ti canto e ti sono e ti voglio con me. È l'ultima sera che ti posso guardare, più bella tu sole non ti posso toccare, più bella tu sole non ti posso toccare. Ma se mi vuoi fuggitilla con me, ma se mi vuoi fuggitilla con me, ma se mi vuoi fuggitilla con me. Abballamo, abballamo, scalzo in tasta chiazza, e sonamo, sti cento tamburi. E cantamo a Santo Rocco di Pass, e pregamo lo Signore, mondi pace la grazia, mondi libera sta terra, mondi apri li brazzi, usana lo mare, mo caccia velè, mondi manda la pace, mondi duna la pur, mondi linchi lo cori, chino d'amore, mondi batti lo cori, chino d'amore. E pistano li sonaturi, che abbattino le mani alle creature, che abbasano lo santo di chi st'ultima festa, finì l'estate e finì la festa. Che abbasano lo santo di chi st'ultima festa, finì l'estate e finì la festa. Ma se mi vuoi fuggitilla con me, ma se mi vuoi fuggitilla con me, ma se mi vuoi fuggitilla con me. Abballamo, abballamo, scarsi in tasta piazza, e sonamo, sti cento tamburi. E cantamo a Santo Rocco di Pazzi, e pregamo lo Signore, mondi pace la grazia, mondi libera sta terra, mondi l'apri li razzi, usana lo mare, mo caccia velè, mondi manda la pace, mondi duna la pur, mondi linchi lo cor. Bene, stiamo vedendo le immagini del nostro operatore mentre la Madonna si sta accingendo a salire sul pontile per fare la processione via mare insieme alle autorità civili e religiosi. Ballamo, scarsi in tasta piazza, e tutta luce lo facciamo l'amore. Abballamo, abballamo, scarsi in tasta piazza, e sonamo, sti cento tamburi. Abballamo, abballamo, scarsi in tasta piazza, e tutta luce. Ecco arrivato il barcone che accoglie la statua dell'effigie. Bene, è appena arrivato anche il sindaco insieme all'amministrazione. Bene, a rappresentare le autorità religiose Don Pasquale. E adesso, dopo aver fatto salire i portatori, bene, ecco finalmente la statua dell'effigie della Madonna di Porto Salvo salire sul barcone, protettrice dei marittimi, per fare la processione via mare lungo le coste. E adesso vi lascio le immagini dell'operatore. You make
your voice is warm and tender. Love that I could not forsake. 'Cause I'm your Domenico Bonfiglio, parrucchiere, via Garibaldi 28 a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Telefono 0965 79 54 12. Seconda Via Fashion Store, il più grande multibrand della provincia di Reggio Calabria. I migliori brand nazionali ed internazionali. Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Napapiri, Hermontown Blaine, Aeronautica Militare, Pirex, Boyland, Jax & Jones, Only e tanto altro. Assortimento e qualità a tua disposizione. Ci trovi a Reggio Calabria, in via Santa Caterina 234, presso il Parco Commerciale Le Ninfee, e a Villa San Giovanni, presso il Centro Commerciale La Perla dello Stretto.
Techno Center di Monaco Daniele, concessionaria moto. Via Santa Caterina d'Alessandria, Reggio Calabria. Buongiorno, signor Pudotti. Sentiti, ma i onde viene sul topo? I onde viene, questa è produzione nostra, produzione artigianale. E chi sa cos'è, giovanotto? Ventricelle ripiene. Ventricelle ripieni? Era una vita che ne veniva, praticamente faceva la buonanima a mia mamma. Sentite, ma voi non siete chi tu che faci u karate, u cantatue e cose? U karaoke? Ma perché cantate pure voi? Io praticamente cantava, solo con l'ultima volta che cantai è andato a caro quaccio e mi fa fermare. Allora fagli sto buono. Ecco qua, signor Prodotti, servito. Vi saluto. E vi saluto, e non mi papate. Ma sentite, ma disse San Gino che è tutto papato. Ma voglio papate e papato. Comunque se volete potete anche pagare con i buoni pasti. Caro signor Pudortì, come le diceva poc'anzi Tonino, è possibile pagare sia con i buoni pasto cartacei, sia con quelli elettronici. Quanto sono bello oggi. Bellissimo. Origine allo stocco, via Sbarre Centrali, 376, a Reggio Calabria praticamente. Pensiamo che certi sapori andrebbero portati ovunque manchino. La strategia del caseificio Il Granatore è rigorosa. Siamo degli artigiani, a noi non interessano i grandi numeri. Noi puntiamo alla ricerca del latte di bufala e al piacere della qualità. La nostra è una mozzarella per le famiglie. Caseificio Il Granatore. Sentirai che gusto! A Palmi, a 200 metri dallo svincolo dell'A3. Info e prenotazioni allo 0966 260 001. In questi ultimi anni il mondo sta subendo dei cambiamenti. L'economia è instabile. Le famiglie alla ricerca del design e di una casa più confortevole e sicura. Il risparmio energetico, sempre più richiesto e prezioso. Non rinunciare a tutto questo. Una soluzione c'è. Cannizzaro, dal 1967. Scegli comfort, risparmio e sicurezza. Pasticceria, gelateria, rosticceria, dolce capriccio di Pino Ficara, aperitivo della casa. Seguici sui social, vieni a degustare i nostri gelati artigianali, un'estate ricca di gusto. Viale Europa, Reggio Calabria. Thank you.
pasticceria, gelateria, yogurteria e cornetteria. Ci troviamo a Gioia Tauro in via Veneto numero 94. Garden Bar. Seguici sulla nostra pagina Facebook Garden Bar. Dal 1993 al servizio dei nostri clienti. Festeggia con noi i 25 anni di attività. Ceri e sapori. Io devo dire a tutti voi, carissimi fedeli, se mi ascoltate, che questa celebrazione, questa festa della Madonna, come sempre, in regime di pandemia, di ristrettezze che voi conoscete, l'abbiamo organizzata bene e devo dire grazie anche, a cui va un applauso, al comitato civile della nostra parrocchia, col presidente Tedeschi. Un grazie di cuore a tutti i portatori della vara della nostra Madonna. Un grazie anche al coro per le animazioni delle liturgie di questa novena e a tutte le donne e gli uomini che nel silenzio hanno lavorato in questi 9 giorni. Ma un grazie particolare, lo voglio sentire forte da tutti, va alle istituzioni nostre di Gioia Tauro, al comune, col sindaco Aldo Alessio in testa, i suoi assessori, anche ai consiglieri comunali che sono stati pure vicini con il loro aiuto. Un grazie di cuore anche a tutti i tecnici, i lavoratori del comune, tutti i dipendenti dell'autoparco comunale che sono stati qui ad aiutarci insieme a noi. Ancora forte sempre l'applauso in sintonia con la Polizia di Stato, e ringrazio il dottore Trotta e il suo ispettore Pirrottina e gli agenti che sono qui presenti. Con l'Arma dei Carabinieri c'è il maresciallo qui presente, che voglio ringraziare, la Guardia di Finanza, che sono stati anche informati in collaborazione sempre, la Polizia Locale, la Capitaneria di Porto con il Comandante Salvemini e anche il Commissario Agostinelli, perché no, è uno della Marina nostra, che ha fatto tanto per il porto e deve essere confermato, scusate se faccio un'ingerenza politica. Un applauso per tutte le istituzioni, forte deve essere, più forte! Tutte le istituzioni, e viva le istituzioni di Gioia Tauro! Ecco. Perché dovete sapere, Chiesa e istituzioni camminiamo insieme, tutta la Chiesa della città, fedeli, popolo e istituzioni, dobbiamo camminare insieme, dobbiamo collaborare insieme se vogliamo il bene della città di Gioia Tauro, va bene? Va bene a tutti i giovani? Mi sentite i giovani, ah? Sì, si pellavate i faccio, dice di sì, no? O ammogliate? È un sì convinto o no? Bisogna collaborare sempre, istituzioni civili e militari e popolo, per il bene della città. Stamattina ho detto nella messa, per il bene dei ragazzi, dei giovani, a cui bisogna dare una città bella a misura dell'uomo e della donna. Capite che bisogna collaborare senza fare i furbi e quant'altro, senza fare i furbi. Bisogna essere leali, trasparenti, obbedienti alle leggi, alla legalità, a tutto. E quando le istituzioni agiscono lo fanno per il bene del cittadino e per la difesa del popolo, della comunità. Vi vanno bene questi concetti o sono difficili? Sì, non lo sento un sì finale tutto. Sì corale anche da questa parte che non sento il sì. Un applauso forte alle istituzioni, allora, ancora più forte là in fondo. Bravi, e così vi voglio bene, e così vi voglio, la Madonna vi vuole pure bene. Mogliate villa ora, sì, mogliate villa, ecco. Queste sono le sviolinate, grazie delle sviolinate. Vabbè, scherzo. Allora, grazie di cuore a tutte le istituzioni che sono presenti.
e cerchiamo di essere responsabili in questo regime di pandemia. Ho predicato sempre la mascherina, che va portata anche all'esterno, perché siamo in tanti. Un grazie di cuore anche a tutti i presidenti, all'associazione Marinai, a tutti quelli, anche ai Vigili del Fuoco, a tutti i gruppi invitati che sono qui presenti, le associazioni anche educative, culturali della città, tutte per intero. Grazie anche a coloro, alle ambulanze, a coloro che presteranno il soccorso, sono stati vicini anche in queste sere per l'emergenza, coloro che hanno fatto il piano di sicurezza, quindi il comitato in primis con l'assessore Romeo, anche che hanno lavorato a che tutto fosse secondo le norme. E un grazie a tutto il popolo di Dio, che siete voi, grazie di cuore a voi, popolo santo di Dio, veramente siete stati bravi. Un abbraccio uno per uno a tutti voi, un saluto ai vostri cari, anche a quelli che stanno fuori di Gioia Tauro, che sono al nord dell'Italia e in Australia. Fate un saluto da parte ecco, nostra della parrocchia. Abbiamo il primo cittadino di Gioia Tauro. Questa è una festa che è stata sempre sentita dai nostri concittadini, perché si rifà al mare, si rifà ai marinai, a quella che è la storia marinara della comunità del quartiere Marina, dal quale io provengo. E quest'anno si è fatta in toni minori a causa del Covid-19, ma ritengo che se il prossimo anno, se terminerà la fase del Covid, ci sarà veramente una grande partecipazione non solo del quartiere ma anche delle altre comunità della piana di Gioia Tauro. Ecco, tanta fede e tanto amore per questa Madonna, ecco. Come nasce per questi nella zona marina oppure tutto Gioia Tauro? Inizialmente è partita dalla marina e poi si è diffusa anche nell'intera comunità gioiese ed è diventata patrimonio di tutti. E negli ultimi anni c'è stata una grande partecipazione anche delle comunità vicignori e quindi una festa ben sentita nella piana di Gioia Tauro. Grazie ancora per averci seguito, da parte mia grazie a Tomarco, è tutto, alla prossima. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria, tu sei la ricchezza, ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Se vuoi gustare la freschezza,